Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di true crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una storia di cronaca italiana emersa nel 2014 che mi ha particolarmente colpito per le sue implicazioni morali, sociali e psicologiche. Oggi vi racconto la storia di Valentino Talluto, l'untore di Roma, l'uomo che ha volutamente contagiato con il virus dell'HIV più di 30 persone. E infine vi racconto il fenomeno agghiacciante del bug chasing. L'AIDS, o sindrome da immunodeficienza acquisita, è una malattia causata dal virus dell'HIV, il virus dell'immunodeficienza umana, che compromette a tal punto il sistema immunitario che non riesce più a reagire a virus, batteri o funghi che normalmente sono innocui. Il corpo umano non è in grado di debellare il virus dell'HIV. Ciò significa che un individuo, quando è infetto, manterrà in sé il virus fino alla sua morte. Quando una persona viene contagiata dal virus dell'HIV si dice che è sieropositivo. Questa condizione può durare per svariati anni senza alcun sintomo. L'AIDS invece è la situazione in cui si presentano le infezioni opportunistiche secondarie all'infezione da virus HIV. Ricapitolando, essere sieropositivi non equivale a essere malati di AIDS. Nel primo caso si avrà un soggetto che ha contratto il virus dell'HIV. Nel secondo ci sarà un soggetto che ha un sistema immunitario completamente compromesso dalla malattia. L'HIV appartiene al gruppo di virus detti retrovirus e a questi ai sottogruppi detti lentivirus, che hanno la caratteristica di un lungo tempo tra l'incubazione e la manifestazione della malattia. Ed è proprio questa la caratteristica che rende l'AIDS una malattia insidiosa e subdola. La trasmissione è la modalità di trasmissione del virus HIV più diffusa in tutto il mondo e avviene quando c'è un incontro tra liquidi biologici infetti e mucose, anche integre, durante i rapporti sessuali. Il virus è comparso intorno alla fine degli anni 50 come mutazione di un virus presente nelle scimmie. Ha cominciato a diffondersi negli anni 70, ma la vera e propria portata della diffusione di questa malattia si è compresa solo negli anni 80, proprio per la sua caratteristica dei tempi molto lunghi di incubazione. Fin dalla sua comparsa, l'AIDS ha sollevato diversi problemi, tra cui quello sociale. Infatti, inizialmente questa malattia era stata attribuita a quelle persone che avevano uno stile di vita trasgressivo. Era legata infatti alla promiscuità sessuale, all'omosessualità e al consumo di droghe. La persona che ha contratto l'infezione da HIV è spesso vista come la portatrice di una malattia giudicata. Negli ultimi decenni, visto che l'allarme legato al dilagare di questa epidemia è diminuito, sono diminuite anche le informazioni che circolano e soprattutto i giovani ne sanno ben poco su questa malattia. È rimasto solo la paura legata al suo nome e una paura verso il diverso e quello che non si conosce. A tutt'oggi ci sono ancora diversi miti da sfatare intorno a questa malattia. Ad esempio, che ci si può infettare pungendosi accidentalmente con una siringa infetta abbandonata per strada. Questo è praticamente impossibile perché il virus dell'HIV sopravvive molto poco all'esterno del corpo umano. Oppure che ci si può contagiare frequentando gli stessi luoghi frequentati da una persona sieropositiva, come ad esempio un ristorante, una palestra, una piscina o un mezzo di trasporto. Non ci si può contagiare, ad esempio, con una stretta di mano, con un abbraccio, con dei colpi di tosse, dei baci, degli stornuti. A tale proposito, non posso non citare il gesto fatto dalla principessa Diana nel 1987, quando per la prima volta, davanti alle telecamere, stringe la mano a un malato di AIDS senza guanti, per dimostrare all'opinione pubblica che non ci si può infettare con una stretta di mano. Sembra un gesto molto semplice,
quasi banale, ma in realtà non lo è, perché ha influenzato tantissimo l'opinione pubblica e l'ha sensibilizzata su questa malattia. Sono passati 36 anni da quella famosa stretta di mano e da quella foto iconica. Purtroppo però lo stigma sociale dietro alle persone sieropositive ancora non è passato. Il 17 novembre del 2014 una ragazza scopre, tramite una sua amica, che l'uomo che ha frequentato per un certo periodo di tempo e con il quale ha avuto anche dei rapporti intimi è sieropositivo. La ragazza fa subito il test e scopre purtroppo di essere sieropositiva. Allora contatta subito l'ex partner, che però nega, dice di essere sieronegativo, e per assicurarla le manda anche un test effettuato presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La ragazza però non ci crede e sporge una denuncia a querela contro Valentino Talluto, il suo ex ragazzo, l'uomo con il quale aveva avuto anche rapporti intimi. Nel corso delle indagini che sono iniziate nel 2015, gli inquirenti scoprono che Valentino Talluto è in cura presso l'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive Spallanzani di Roma dal 2006 perché sieropositivo. Scoprono inoltre che l'uomo era dedito all'uso di chat o di siti di incontro come Chatta, Netlog, da cui selezionava i profili delle ragazze più deboli e fragili con le quali iniziava relazioni sentimentali che sfociavano in rapporti intimi non protetti. La polizia inizia così un percorso a ritroso delle ragazze che avevano conosciuto Valentino. Le contattano, le convocano, gli spiegano dell'indagine in corso e le invitano a effettuare il test dell'HIV. Il risultato dei test condotti sulle ragazze evidenzia che il ceppo dell'HIV, dalle quali purtroppo risultano infette, è lo stesso di Valentino Talluto, dimostrando così che è lui l'autore del contagio. Per tutte quelle ragazze, la notizia di aver contratto il virus dell'HIV è un incubo dal quale non si riprenderanno più. Successivamente le indagini si allargarono a un numero drammaticamente maggiore di persone. Gli inquirenti infatti analizzarono i database degli ospedali del Lazio, estraendo tutti coloro che avevano un'infezione causata dallo stesso ceppo di virus con una mutazione inferiore al 2% rispetto a quella di Valentino Talluto. Emersero così i nominativi di altre 31 persone che, sommate alle 6 già individuate, portavano un totale di 37 persone contagiate. Di queste 37 persone, 28 erano donne che avevano avuto rapporti direttamente con Valentino, mentre 8 erano uomini contagiati a loro volta a causa di rapporti non protetti con le donne contagiate da Valentino. E poi in tutto questo orrore c'è anche un'altra vittima, un bambino nato sieropositivo perché la mamma durante la gravidanza aveva avuto dei rapporti non protetti con Valentino. Ma chi è Valentino Talluto? Valentino Talluto è nato a Caltanissetta il 21 luglio del 1984, ma viveva a Roma con una zia, perché sua mamma, tossicodipendente, era morta di AIDS nel 1989, mentre il padre non l'aveva mai conosciuto. Impiegato come ragioniere in una società che amministrava condomini, Valentino nel tempo libero si procacciava donne online utilizzando il suo profilo Artistyle. Le selezionava, le cercava con cura, preferiva donne giovani e possibilmente vergini. E dopo un periodo iniziale di corteggiamento e di romanticismo, le convinceva ad avere rapporti non protetti, spesso utilizzando la scusa di essere allergico al lattice dei profilattici, consapevole di essere sieropositivo e del rischio che faceva correre alle ragazze. Il 23 novembre 2015 Valentino Talluto viene arrestato e condotto in carcere. Dal 2006 al 2015, secondo il PM Francesco Scavo, Talluto aveva infettato volontariamente con il virus dell'HIV 57 persone, 51 donne e addirittura 6 uomini, coinvolti in giochi triangolari a lungo ricercati.
ma le stime per i contagi diretti e indiretti arrivano forse a oltre 100 casi. La vittima più giovane di Valentino aveva solo 14 anni. Al processo rilascia queste dichiarazioni. Ho conosciuto Valentino all'età di 7 anni e non ci siamo mai persi di vista. Su incarico di miei genitori, qualche volta mi veniva pure a prendere a scuola, perché era un amico di famiglia. A un certo punto il nostro rapporto è cambiato e in un'occasione ho avuto delle intimità con lui. Avevo 14 anni, è stata la mia prima volta, la volta in cui mi ha anche contagiata. Mi fidavo di lui e invece mi ha fatto la cosa più brutta che potesse farmi. Ero ancora una bambina. La ragazza ha scoperto di essere sieropositiva solo nell'estate del 2015, pochi mesi prima che Valentino venisse arrestato. Un'altra vittima di Valentino è Martina, che nell'aprile del 2006 era andata a studiare a Roma e si era iscritta al social network Netlog, il luogo virtuale in cui si sono conosciuti. Lei prendeva la pillola e nel giugno dello stesso anno hanno il primo rapporto. Martina parla di Valentino come un uomo disordinato, che doveva essere aiutato economicamente e che gli propose persino un rapporto a tre, che Martina ammette di non aver rifiutato. La scoperta della sieropositività arriva nei primi mesi del 2007. Martina va all'ospedale Spallanzani da sola, perché lui accampa la scusa di un corso di teatro per non andare. Nonostante ciò, decide di rimanere con Talluto e comincia la terapia. Martina racconta: avevo allucinazioni nella notte, ho avuto il papilloma virus per 4 anni e infine ho avuto 2 bruciature all'interno del collo dell'utero con un dolore che non auguro a nessuno. Ho cambiato terapie. Anche ora prendo una compressa tutte le sere, a vita, che per ora non mi dà effetti collaterali. L'aspetto peggiore, se possibile, di tutta la sua storia è la non accettazione da parte delle altre persone, che le impedisce di poter costruire una relazione solida da sieropositiva. Martina, al processo, in lacrime, racconta: mi è capitato di conoscere un ragazzo e non sapendo come comportarmi, glielo ho raccontato. Eravamo in auto, lui mi ha aperto lo sportello e mi ha lasciato sulla via Ostiense. Sono tornata a casa con i mezzi. Caterina ha conosciuto Valentino all'epoca delle medie, a 14 anni. Lui è stato il primo ragazzo in assoluto, una storia che dura 3 anni e poi si interrompe. La ragazza subisce un'operazione per un tumore alla testa e lui va a trovarla in ospedale. Tornata dall'ospedale, i due hanno un rapporto non protetto. Era il 2009. Caterina si accorge dell'HIV per caso. Fa qualche telefonata agli ex che fanno i test e risultano tutti negativi. Allora lei pensa a Valentino. Gli dissi che avevo scoperto di essere sieropositiva, ma lui mi disse che era impossibile che fosse stato lui. Io insistetti e gli dissi di fare un controllo. Ero preoccupata per la sua salute, tenevo a lui. Era stato lui il mio primo ragazzo. Lo vidi allo Spallanzani, ma mi disse che era lì per un suo cugino, non per lui. Mi tira fuori un foglio e disse: c'è scritto che sono negativo. Caterina non riesce a dirlo alle persone e ha paura per il suo lavoro da parrucchiera, perché teme che la malattia possa compromettere la sua professione. Ginevra conosce Valentino in un bar di Acilia, accompagnando un'amica che avrebbe dovuto uscire con lui. Il giorno dopo lui avrebbe dovuto andare in vacanza con Martina. Al ritorno dalla sua vacanza mi ha ricontattato e abbiamo cominciato a frequentarci da soli. Pensavo che ci fossimo messi insieme. Uscivamo, ci baciavamo, poi abbiamo avuto rapporti. Mi aveva detto che in vacanza con Martina era finita. La ragazza però si accorge presto che Valentino è un bugiardo seriale. Trova chat, messaggi scambiati con varie donne sul suo profilo Facebook, anche piuttosto espliciti, ma Talluto riesce sempre a cavarsela con le solite giustificazioni. Ginevra scopre di avere l'HIV grazie a Martina, che gli racconta, una volta finita la storia, che lui è sieropositivo e la invita a fare il test. L'ho scoperto così, era il 2014. Lui mi ha detto a occhi bassi che era dispiaciuto. Anche per Simona la conoscenza è iniziata su un social, chatta, prima di trasformarsi in uscite e in una storia vera e propria. Mi piaceva, ero attratta, ma personalmente cercavo qualcosa di più del sesso. Lui no, sembrava non riuscire ad andare oltre. Era un ragazzo strano, parlava solo di sé. Giocava col cellulare fino a tarda notte, non aveva interesse a costruire qualcosa.
Anche lei è stata contattata da una ex di Valentino e scopre di essere stata contagiata nel 2014. Avevo mal di testa insistenti, mi venne diagnosticata una bronchite e mi ricoverarono in codice rosso all'ospedale. Poi pensarono a un tumore, ma gli esami diedero risultato negativo. Allora mi dissero è leucemia, finché non si resero conto che i globuli rossi bassi erano dovuti al fatto che ero sieropositiva. Simona si è sposata, ma con il marito non riescono ad avere figli. Vorremmo fare la fecondazione artificiale, ma abbiamo paura. Tra le vittime di tal lutto c'è anche un'altra donna. La donna con cui ha avuto una storia davvero importante. Una donna che chiameremo Manuela, anche se non è il suo vero nome. All'epoca della conoscenza con tal lutto, come sempre in chat, la donna aveva avuto un lutto in famiglia, di cui lui si è approfittato. La loro storia all'inizio scorre normale, anche se problemi economici non mancano, ma poi la donna capisce che ci sono altre donne. Lo scopre nel modo più banale, dal computer. Il cellulare Valentino se lo portava sempre dietro. Se avesse potuto, ci sarebbe entrato anche nel box doccia. Invece con il PC era più distratto. Un giorno era rimasta una schermata aperta. C'era una chat e frasi irriferibili. Eppure a un certo punto tal lutto, almeno con lei, è stato sincero. Le ha confessato di essere sieropositivo. Dopo un primo test negativo, il secondo è positivo. E nonostante tutto, Manuela, la prima persona che chiama dopo aver saputo l'esito del test, è proprio Valentino, che ancora una volta inventa pretesti, scuse, per non raggiungerla. Oggi la donna convive con la malattia e la consapevolezza di svegliarsi ogni mattina sapendo di essere sieropositiva è una cosa, spiega, a cui si pensa sempre. Ci pensi quando mancano pochi giorni alla fine del mese e sai che devi ripresentarti allo Spallanzani. Ci pensi quando sono trascorsi 6 mesi che servono per ripetere l'analisi del sistema immunitario. Ci pensi perché sai che al massimo, se ti va bene, l'hai addormentato. Ma sarà sempre in circolo nel tuo sangue e che se prendi una malattia importante, quello può fare da catalizzatore. Fra le molte donne di tal lutto, Manuela è quella che ha resistito di più e quindi la più tradita. Nel 2012 si presenta di nuovo a casa sua, dice di essere cambiato. È dimagrito, mi lascio convincere, riprendiamo anche i rapporti sessuali. Non riuscivo a guardarli con occhi diversi, ero sempre la solita Manuela. Un pomeriggio però si presenta da lei una ragazza, le chiede se conosce Valentino. Lei intuisce, è proprio Manuela a convincerla a fare il test dell'HIV. Oggi sono amiche. Tra le 57 vittime, 3 contagi diretti e indiretti di tal lutto c'è anche lui. Un bambino, che oggi ha 3 anni, figlio di una donna con cui l'indagato ha avuto una breve relazione mentre lei era incinta. Quando aveva solo 8 mesi gli sono state diagnosticate l'HIV e l'encefalopatia. Quando Valentino ha scoperto che la partner era incinta di suo marito, ha spiegato il sostituto procuratore Neri, le ha chiesto ripetuti rapporti senza precauzioni, dato che non sarebbero serviti anticoncezionali. L'infezione HIV può essere mortale se attacca al feto. La ragazza ha tentato il suicidio in attesa di sapere se il figlio avesse contratto il virus, cosa che purtroppo è stata confermata. Giada è la compagna di Valentino tal lutto dal 2014. Gli è rimasta accanto durante i 2 anni di custodia cautelare e cerca sempre di difenderlo. La donna afferma: «Valentino non è un mostro, io lo amo». E poi, riferendosi alle vittime di Valentino, afferma: da donna chiedo a loro di dire la verità, ammettere che si sono divertite e hanno avuto dei rapporti sessuali protetti. Valentino non ha mai costretto a nessuno di loro, non è mai stato violento. Il non dire di non essere sieropositivo è stato il suo errore. Il nostro pensiero in famiglia è che lui ha sbagliato, moralmente aveva il dovere di prendere precauzioni. Giada ha anche aggiunto che intende sposarsi con tal lutto e avere dei figli con lui. Anche per questo Valentino ha iniziato la terapia retrovirale nel 2015. Era il 20 gennaio e dopo nemmeno 3 mesi la sua carica virale era già bassa, pari a 0, e che lo aspetterà comunque. Rinviato a giudizio con le accuse di lesioni gravissime e di epidemia dolosa, durante il processo di primo grado presso la Corte d'Assise di Roma, dalle testimonianze delle ragazze emerse proprio la volontà di Valentino nell'infettarle.
Valentino Talluto le sue vittime le aveva selezionate con cura, cercandole con attenzione su chat e internet e selezionando quelle più deboli e influenzabili. Inoltre, sempre in base alle testimonianze delle numerose ragazze, Valentino Talluto aveva tenuto nascosto a loro la sua sieropositività. Lo aveva detto solo a poche ragazze con le quali lui credeva di poter instaurare delle relazioni più lunghe. I fatti presi in considerazione avvengono tutti tra il 2006, anno in cui l'uomo apprende di essere sieropositivo, e il 2015. Dopo 11 ore di camera di consiglio all'interno dell'aula bunker di Rebibbia, la Corte d'Assise ha condannato Valentino Talluto il 27 ottobre del 2017 a 24 anni di reclusione per lesioni gravissime su 30 dei 32 casi contestati, mentre è stato assolto per 27 casi di lesioni tentate, ovvero per quelle 27 donne che fortunatamente non sono state infettate. La prima corte d'assise d'appello, l'11 dicembre del 2018, confermava sostanzialmente l'impianto accusatorio, ma ha ridotto di 2 anni la pena, portandola a 22, perché ha contestato 4 casi in cui l'ha dichiarato non colpevole. La Corte di Cassazione il 30 ottobre del 2019 conferma i 22 anni di reclusione, esclude però il reato di epidemia, perché in questa vicenda non ci sarebbero i requisiti per questo reato. Le ragazze contagiate da Valentina Talluto, tutte tra i 20 e i 30 anni, all'epoca del processo hanno aperto un gruppo WhatsApp per darsi forza, sostenersi, incoraggiarsi e condividere il loro percorso terapeutico. La storia di Valentino Talluto è una storia drammatica perché ha sconvolto la vita di tantissime famiglie e purtroppo non è neanche la prima persona che infetta volontariamente le proprie partner. C'è un fenomeno sociale legato alla sieropositività che mi ha lasciato davvero senza parole, che è sbarcato da molti anni anche in Italia, che si chiama bug chasing. Alcune persone percepiscono l'essere infettati dal virus dell'HIV come un atto estremamente erotico, come l'ultima barriera da infrangere, come l'ultimo atto sessuale rimasto da compiere. Il termine deriva dalle parole inglesi bug e to chase, letteralmente cercatore di parassita, e si riferiscono proprio alla volontà di queste persone di cercare rapporti sessuali non protetti con persone sieropositive con lo scopo di contrarre l'infezione del virus HIV. Il bug chasing ha preso origine negli Stati Uniti, ma sta dilagando anche qua in Italia. Da una parte c'è il bug chaser, colui che aspira a diventare sieropositivo, e dall'altro c'è il gift giver, colui che è disposto ad avere rapporti non protetti con il fine di trasmettere il virus. In Italia ci riferiamo a questo fenomeno chiamandolo sindrome di Samu, che rientra nelle forme parafiliache di nosofilia o patofilia. Ma cosa spinge a desiderare di essere contagiato? Sono state fatte diverse ipotesi per spiegare il fenomeno del bug chasing. Una di queste è che alle basi ci sarebbe la necessità di appartenere a un gruppo, quindi al gruppo dei sieropositivi, che pare essere molto coeso e unito. Un'altra ipotesi chiamata in causa per spiegare questo fenomeno è il processo psicologico inverso. C'è infatti chi sostiene che sia stata fatta una campagna troppo massiccia per l'educazione al sesso sicuro e che quindi questo abbia scatenato una reazione opposta. Un'ultima spiegazione di questo fenomeno, la più accreditata al momento, è che si tratti di una sexual addiction, ovvero di una dipendenza sessuale, molto probabilmente causata da stati d'ansia, da depressione e da bassa autostima. Immagino che tutti voi conoscevate la storia di Valentino Talluto, perché quando era emersa non si parlava d'altro ed è il primo uomo in Italia a essere stato accusato di epidemia dolosa.
Quello che mi aveva colpito di questa storia è il grande numero di ragazze con le quali era riuscito a intrecciare delle relazioni sentimentali e soprattutto il gran numero di ragazze che era riuscito a convincere ad avere rapporti non protetti. Questa cosa mi fa veramente riflettere sul fatto che probabilmente anche all'interno delle scuole non si dia più peso e importanza nel trasmettere quanto sia importante difendersi dalle malattie infettive sessualmente trasmissibili, che non è solo l'AIDS purtroppo. Mi farebbe anche molto piacere sapere quanti di voi conoscevano il fenomeno del bug chasing. Io l'ho scoperto solo nel corso dell'ultimo anno, ma ho letto che è un fenomeno che dilaga da molto tempo, prima in America, ma da molti anni anche in Italia. Fatemi sapere se lo conoscevate, dove avevate letto questa notizia e soprattutto cosa ne pensate. Mi auguro che questo video, non proprio di True Crime, sia stato comunque di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!